Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live per la prima volta. Sentite già la pioggia, il live con l'Arcor. Ciao ragazzi, salve, buonasera. Minecraft? Eccolo. Ciao a tutti. Sono nel mio mondo Arcor, che strano dirlo, dato che fino a poco tempo fa non esisteva, però oggi è uscito un bel videozzo dove abbiamo iniziato la serie Arcor, serie che potrebbe accompagnarci per tanto tempo come pochissimo tempo, potrebbe finire anche oggi per quanto ne sappiamo, il che è strano, però intanto vi do i benvenuti, il benvenuto in live. Potrebbe essere la prima e l'ultima, esattamente. Pensa a te. Allora, intanto saluto Lady Stray che ha fatto la resub durante il countdown. Bentornato. Buonasera a tutti. Voi cosa mi raccontate di bello oggi? Mentre io già inizio a bere come un cammello. Cammelli che ci sono, tra l'altro, nel mondo, perché siamo in 1.20. No, il libro di sub qua non c'è per il momento. Stavo pensando di fare cose, però non alla prima live. Come gestisci YouTube se muori in live? Clip e basta. E la gestisco come se dovessi registrare. E metti che registro e muoio subito. Cioè, cosa devo fare? Qualcosa ci si inventa. Qui in Emilia Romagna continua a piovere, speriamo si calmi. Mamma mia, ancora piove. Tra l'altro, c'è Minecraft che tra l'altro tuoni e ne è caduto uno vicino. Fammi dormire, va. No, episodio survival dove dico che sono morto nell'Arcor sarebbe abbastanza strano, direi di no. Qua si è sigillato la porta così posso fare la mia introduzione senza crepare. Cos'era sto suono? Fai il bravo te, mi raccomando. Ok. Non c'è versus in questa Arcor, Thor, mi dispiace. Le versus le faremo in altri contesti. Stai attento a non fare cazzate, questa è la serie che desideravo e non voglio che finisca. Visto che in tanti la volevano questa serie. Oggi ho ricevuto un sacco di commenti di gente bella felice. Il bello che l'ho caricata senza neanche fare hype, senza niente, così a muzzo. Cioè proprio l'anti YouTube. No, non è detto che non ci sarà una versus in Arcor, attenzione. Questa qui no, questa qui no, ma proprio per un limite fisico c'è la scelta dell'1.20. Per adesso non si può fare. Appena finito di vedere il video, molto bello, grazie Gillo. Buonasera Matthew. Quando ho visto il post mi ero sentito male, ecco. Piuttosto vai lento come la fame, ma la fai durare moltissimo. Bene, andiamo nel Deep Dark oggi, perfetto. Che dite? Ma lo so Edo che mi scrivete se ne avevo, che mi scrivete da tempo se ne volevo fare una. Dato che in realtà saranno anni che mi viene proposto di farla. Io dall'anno scorso che sto lì a pensarci. Quindi, che dire. Non ho ancora visto il video. È vanilla l'Arcor? Yes. Pensavo fosse un troll e ti uccide alla fine dell'episodio. Non ho capito la frase. Vada per il Deep Dark, io punto sul Warden. Non lo farò davvero. Una cazzata l'hai già fatta, ti sei dimenticato del datapack coi bundle. Non lo voglio assolutamente, Matthew. Matte, non è una cazzata. Non ho voluto mettere aggiunte. Non ho ancora preso danno, è vero. Allora, ragazzi, stasera probabilmente... Tanto che il primo danno me lo darà l'Iron Golem, perché io ammazzerò questo villager se continua così. Facciamo una bella cosa, signor villager. Esci? Ecco, non rompere più i coglioni, grazie. Allora, io non ho ancora preso danno, tecnicamente. Se noi andiamo nelle statistiche. Vedete, danno dato, danno ricevuto, zero. Toh. Perché comunque nel video ho detto, mi sembra di non aver preso danno. Che magari, sai,
mezzo cuori, danno da caduta, non ci ho pensato. No, invece proprio danno zero. Quindi non ho ancora preso danno. Però ho suonato 14 volte una campana. Boh, perché? Che stupidata. Shuriken, grazie dei 22 mesi. Questa sarà una nuova serie. In realtà, per fare una serie servono almeno due episodi, quindi vediamo. Al momento non si sa ancora. Potrei prendere danno volontariamente, togliermi il pensiero. Comunque, presumo che stasera il primo danno lo prenderemo, anche perché questa è un hardcore, non è una no hit run, che sarebbe abbastanza folle. Ma interessante. Quando piazzi i blocchi si vede un pixel come se lo stessi spaccando. Quello è un piccolo bug visivo dato dalle preversioni dalla 1.20, che apparentemente non hanno ancora risolto. Penso che in pochi possono dire che nei propri primi episodi dell'Hardcore non hanno preso neanche mezzo cuore di danno. È un piccolo flex che facciamo volentieri, dai. Anche se, ripeto, magari crepo e apro la porta, c'è un creeper che mi aspetta, muoio, quindi non si può sapere. Snifaber, grazie per gli 11 mesi. Allora, parliamo un po' della nostra serata. Non facciamo hardcore per tutta la sera. Già inizio a dirvi questa cosa. Facciamo la prima parte della live in hardcore e poi switchiamo. Però, ho appena iniziato. Non posso bruciarmi il contenuto per i video. E devo cercare di non morire. Quindi questi sono i due paletti iniziali. Più avanti. Potremmo fare delle live anche belle corpose, perché metti che decido di fare la casetta nell'hardcore e butto giù il progetto, non è che posso fare il video di building, ok? C'è già la serie dove buildo. Quindi magari in live ci sfoghiamo di brutto lì e facciamo un botto di roba. Adesso siamo agli inizi, facciamo delle cose iniziali che non impattano tanto con il proseguo della serie, ma che sono utili, ovvero 1. Farmata epocale di ferro. Voglio trovare ferro ovunque. E farmi full armor almeno. 2. Esplorazione. Tocca esplorare un po' il mondo. Cercare una zona dove magari buildare. E vedere che cosa abbiamo in giro. Perché c'è un pillager outpost super interessante. E poi vediamo che altro troviamo. Opinione che non potevo esprimere sul tubo. A mio parere, anche se può sembrare ripetitivo, vorrei vedere la base su quella parte strana della montagna, quantomeno che venga sfruttata. Non lo so, perché una volta arrivato lì. Boh. Propongo un sondaggio, muoio oggi o no? Si potrebbe fare un pronostico, però. Non lo so. Ha senso? Diamanti se ti scappa, se troviamo, sì, dai. Oddio, cioè, magari il diamante sarebbe da tenere per un video. Bene, ma che bell'inizio! Il fulmine di prima ha colpito anche una casa. Bello! RIP casa del villager. Allora, ragazzi, noi partiamo. E direi per prima cosa di fare una farmatina di tutto sto grano che c'è in giro. Oggi ne ho preso giusto un po'. Però c'è un botto di grano e per un po' questo sarà il nostro cibo. Quindi iniziamo a raccoglierlo tutto. E poi arriverà il momento di fare anche una farm di cibo per forza di cose, perché non voglio dovermi preoccupare della barra della fame. Invece di un'unica base completa potresti fare delle strutture come per esempio un magazzino a parte. Si possono fare tante cose, sinceramente non ho ancora pensato ai dettagli. Allora, là c'è un bel creeperozzo che lascerei lì, sinceramente. Quello potenzialmente ci può anche uccidere. Poi altro fieno non credo ci sia, ma qui dentro c'è una chest con del pane e delle patate. Va bene. Prendiamo anche queste. Tavole da lavoro, easy.
Non dovrebbe esserci altro fieno comunque. C'è del fieno nella stalla. Sì, giusto, lì sì, è vero. Il problema è che qua siamo pieni di buchi in sta pianura. Quindi il pericolo di cadere e morire male è dietro l'angolo. Ok, niente, dovrebbe essere qui l'ultimo, quindi. Perfetto. È la prima volta che entro in acqua? Mi ha sbloccato il recipe delle barche. Inaspettato. Portati le mucche nel recinto, almeno inizia a bloccare gli animali, che dici? Ma non so se farò qui la base, cioè devo decidere. Infatti oggi cerchiamo di decidere anche questa cosa, anche se l'eventualità di non avere una base fissa non è che mi dispiaccia, cioè l'idea di magari girare un po' ci potrebbe stare. Comunque ci serve un posto dove lasciare gli oggetti, quello sicuramente. E per prima cosa, quale sarà la mia casa? Cioè, rubiamo la casa a un villager. Quale? Che dite voi? Bentornato, Belzebù. Grazie per i 56 mesi. Questa casetta potrebbe essere abbastanza grande. Sì, questa l'ho usata in diverse versus, peraltro. Se no, quella là in fondo. La casa rotta dal fulmine? Ma è pure piccola, dai. Questa qui? Però questa è stretta. Mi sa che ci teniamo quella grande, che dite? Quella rotta dal fulmine baciata da Zeus, quindi è un segno del destino, secondo te? No, dai, prendiamo questa qua. Prendiamo questa e... prima cosa... a me dispiace per i poveri villager, però... non voglio avere rotture di scatole, quindi... gli lasciamo anche la porta, volendo. No, beh, la porta non serve, dai. Chiudiamo col cancello, almeno loro non possono aprirlo. Letto. Settiamo lo spawn. Togliamo subito ste schifezze. Ho detto che Belzebù ha rinnovato per 56 mesi. 38, sì, ovviamente. 56 era nel nome. Lo spawn serve a qualcosa? No. Cioè, sì, aspetta. In realtà lo spawn tecnicamente nell'hardcore serve nel momento in cui tu vai nel land. E tornando nell'overworld sei al tuo spawn. Però se dovessi morire non mi serve rispawnare, giustamente. Però, sì, un letto comunque vogliamo averlo, direi. Letto che metteremo qui al centro, mentre qui all'inizio... io ho già perso la mia crafting table. Com'è possibile? Allora, fatemi dormire. Potrebbe essere che uno scheletro sciotta, lo so, fa niente. Anche per la bussola serve, giusto? Allora, dove ho lasciato la crafting? L'ho lasciata nella casetta dell'inizio. Eccola. Eccola qui, perfetto. Una base tra ciliegi. Sapete che nell'ultima versus, però, ho fatto la casa di ciliegio. E... diciamo che non è che era bellissima. Cioè, ho provato a fare qualcosa di decente, però non è che sia proprio il top del top. Ok, allora lasciamo un po' di carbone dentro. Un po' lo prendiamo, così ce l'abbiamo per l'esplorazione. Stick. Torce, ovviamente intendevo quello. E facciamo tutto il pane che serve. Perfetto.
Poi direi di abbattere un paio di alberi, così che potremo farci anche le chest. Quindi andiamo a prenderci un paio di alberi. Il rischio di morire nell'hardcore in live è molto più alto. No, basta, sto pioggia, però, dai. Ma pure qui me la becco sempre. Allora, dicevo comunque, il rischio di prendere danno o morire è molto più alto per il semplice fatto che devo dare un'occhiata anche alla chat. Vi leggo. Potrebbero arrivare delle notifiche. Magari sono in caverna, qualcuno fa un sound alert bastardo e cado di sotto. Cioè, possono succedere tante cose. Sicuramente la concentrazione che ci metti in un video è diversa. Allora, io non voglio lasciare ceppi. Quindi abbattiamo anche questi due. Così teoricamente poi cadono le foglie da sole. Pensa a fare il gambare gambare in caverna. Madonna, che infarto che mi verrebbe. Ricordando che c'è il suono del creeper come sound alert e c'è il suono dell'enderman, del warden, quindi il rischio c'è. Bentornata Farfi, grazie dei 29 mesi e della livello 2. Non ho ancora preso il primo danno, no. Però tranquilli che questa live probabilmente lo prenderemo, cioè... Facile che andrà così. Ok, bene, torniamo nella casetta. Questa casetta, a differenza di quello che ha detto qualcuno, non sarà tryhardata, non vi preoccupate, non ne ho intenzione. Semplicemente facciamo un magazzino comodo, un attimo, una roba utile alla causa. E possiamo già sbatterci dentro un po' di roba, solo per una questione di liberare spazio. Ci teniamo questi. Perfetto. Quindi la situazione è questa. Armatura, metà ferro, piedini di cuoio. Abbiamo lo scudo, spada, piccone e ferro e il resto in pietra. Quindi abbiamo bisogno di raccogliere ferro. 24 minuti e ancora non sei al drago. Hai visto? Pensate a fare la speedrun hardcore contro il drago no hit run. Che casino potrebbe essere? Ho visto una roba che non volevo vedere. Marti, direi di bannarlo direttamente. Questi utenti indegni che si beccano la sub regalata si meritano solo un calcio volante nel culo, probabilmente. Dai top donator. Libro di sub, non so se lo farò. Non farò, anzi, il libro di sub qui. Nel caso facciamo qualcosa di diverso, però non il libro di sub. Allora, ragazzi. È arrivato il momento di farvi la prima domanda per avere la prima interazione. Deciderete voi cosa facciamo ora. Quindi, cosa preferite fare prima? Perché poi teoricamente facciamo entrambe le cose. La ricerca del ferro oppure esplorazione della zona. Due cose importanti che sono i nostri due obiettivi minimi della serata. La cosa più pericolosa quale sarebbe, però? Dato che vuoi votare la cosa più pericolosa. Forse intendi il ferro per andare in caverna? Però anche esplorare senza l'adeguata protezione in ferro potrebbe portare i suoi pericoli.
Ah, peraltro, io un lettino me lo porterei. Non so voi, ma io me lo porterei indietro. Fai la farm di ferro. Ma sai che non è una brutta idea fare una farm di ferro? Ad avere le cose necessarie. Magari ci arriveremo a farla, però adesso all'inizio mi sembra un po' troppo. Allora, il 59% di voi vota la ricerca del ferro. Quindi, ragazzi, andremo a cercare il ferro. Va bene, ci sto. Posso dormire? No, perché non è un temporale. Però io mi sono già rotto le palle di avere tutta sta pioggia, sinceramente. Che facciamo? Partiamo così. Questa serie avrà un obiettivo oppure la porti avanti finché non muori. Allora, mi porrò degli obiettivi nel corso della serie, il che significa avere qualcosa da fare, nel senso che non voglio fare per forza di cose la serie lunga 20 anni, dove faccio le stesse cose della survival, quindi... Cioè, uno può fare un hardcore e vivere 10.000 giorni in game easy senza mai rischiare nulla. Semplicemente se ne sta chiuso in base a farmare le carote ed è fatta, no? È facilissimo sopravvivere. La sfida è di avere una vita sola. E la sfida quindi deve essere anche che vai e te la rischi. Quindi faremo tutte le cose rischiose. Sfideremo i boss, sfideremo i vari dungeon, cercheremo gli oggetti rari. Che dite? Potremmo entrare qui. Vorrei tantissimo avere un secchio d'acqua. Sarà forse la prima cosa che faremo col ferro. Avendo questa... Che cosa succede? Ah, sono le gocce d'acqua che cadono, che filtrano. Dicevo, avendo sta cosa di non aver ancora preso il danno, che adesso sicuramente prenderemo. Ok, sta arrivando lo zombie. Me la sto giocando un po' troppo alla UHC, quando non è assolutamente necessario. Scheletro. Ok, c'era un buco pericolosissimo qui. E niente ferro, assolutamente niente ferro. Guardalo lì, l'infame. Io lo scheletro. Dai, fammi fare l'avanzamento, va. Stupidi. Godo. Rigodo. Stragodo. Ipergodo. Mamma mia, bellissimo. Ah, madonna, quante hit prende. Bellissimo. Ecco, lui è meno bello. Niente, a posto così. Qua non c'è ferro, comunque. Andiamocene da un'altra parte. Il riassunto è godo. Esattamente. Vabbè, che c'è di male alla fine? Bella pozza di lava, questa probabilmente pericolosissima. Un giorno sarò lì a leggere la chat che non guardo, ci piombo dentro, sono già morto. Già vedo il futuro. Allora, andiamo a dormire, proveremo, ci allontaniamo un attimo e proviamo a cercare una caverna un po' più utile. Potresti sfidare i dungeon dal più facile al più difficile, ma non nel senso di priorità, ma il più semplice al più difficile e con più priorità. Non ho capito, cioè, ci sta il sfidare i dungeon, non ho capito il senso, cioè che ordine intendi. Il letto ce l'ho, tranquilli, me lo porto assolutamente. Allora, proviamo a dirigerci verso i ciliegi
in realtà abbiamo detto che non dovevo esplorare, però vorrei andare in una caverna, diciamo superficiale. Non voglio addentrarmi subito nel sottosuolo. L'ace del ferro, ad esempio, easy. Quel ferro lì si chiama secchio. Ma va che bel quadretto qua. Picco ghiacciato, cascatella, ciliegi, una conca bella protetta, facile da difendere. Questa zona è densa di pericoli. T'ho visto, pezzo di merda! Io non devo prendere danno! Non ho ancora preso danno in questa serie! Non sarai tu a farmi del male, maledetto ragno! Ci ha provato l'infame, eh? Avete visto come ha sniccato? C'è un mob lì. Che cos'è? Un creeper? Un creepers. C'è un creepers. Un creeper molto vicino a noi. Lo scudo mi serve, ma non mi dona una gran visuale, mettiamola così. Bene. Undici di ferro, ragazzi. Undici di ferro vuol dire tanto, eh. Su Minecraft adesso manca solo un update di alcuni biomi rimasti troppo semplici. Pianura, savana, Dark Oak Forest. Ma ci starebbe, però io prego che non sia il prossimo update perché stanno vivendo di idee riciclate da o rimandate da anni e non se ne può più. Esatto, l'end update è molto più importante. Volete che io uccida un creeper? Ma la kill del creeper in realtà è gestibile, si può fare anche con una certa facilità. Però facciamo che quando avrò preso il primo danno, poi ci preoccupiamo anche della prima kill di Creeper. Perché il Creeper è facile che ti lasci un cuoricino almeno di danno. Sono grotte sotto il villaggio, mi sa. Bene. Uno e due. Poi io teoricamente potrei già farmi un arco, però non posso farmi le frecce a meno che non andiamo a prenderci dell'argilla e si va a caccia di selci. Potrebbe essere una buona idea. Quando incontrerai un Enderman, lo disserai. Se volete, l'Enderman anche lo possiamo affrontare con una certa facilità. E avere il totem sarà un bel upgrade sicuramente. Sarà importante. Non l'argilla, la ghiaia, la gravel. Se ogni live facessimo il pronostico muoio o non muoio, come nuova tradizione anche. Si può fare, però non so quanti di voi voterebbero sulla morte al primo episodio, perché è un po' improbabile. Farei il libro di Saba anche qui. Ancora? Ma me l'avete già chiesto 4 volte, ragazzi. Una farm di raid per i totem non l'ho fatta neanche nella survival, quindi non so ancora come. Non so neanche come si faccia, sinceramente. Allora, secchio, pantaloni. Ci avanza uno di ferro,
se ci prendiamo altri tre di ferro, facciamo pure i piedini. Volendo fare anche gli attrezzi, però dobbiamo raccoglierne di più. Quindi torniamo a prendere altro ferro. Lui è fatto di ferro. Tu sei fatto di ferro. Ne vale la pena, secondo voi? Lo killiamo. Un po' mi dispiace, però. Ce ne sono due. Diciamo che sono utili. Lascia stare il golem mostro. Vabbè, solo perché mi hai detto questo, vado subito a prendere la lava. Vado immediatamente a prendere la lava. Ok, adesso a parte gli scherzi, mi serve l'acqua. Vabbè, direi che qua un po' d'acqua c'è. E non solo. Ma non mi uccide l'Iron Golem perché non lo colpirei direttamente, lo lascerei morire con la lava e basta, cioè col danno di fuoco. Allora, uniamo i due scopi della serata facendo un minimo di esplorazione da questa parte. Magari c'è qualcosa di utile. Folletti. Potremmo farci qualche freccetta. E lì sembrerebbe esserci un'altra grotta che ovviamente noi andremo a visitare. Ora che ho il bucket d'acqua, posso anche usarlo per scalare le pareti volendo. Sarai tu a darmi il primo danno? Mi ricordo se basta camminarci sopra per prendere danno o se devo saltarci sopra. Non c'è una sega di niente qui. Vediamo, ce ne va. Prendiamo un po' di carbone, va bene. Hai messo gli utensili dalla parte sbagliata. Tu ti sei appena vinto una scomunica. Ti permettere mai più, Ekdetel, di dire una cosa del genere. Ah, ok, scherzavi, no? Ok. Esatto, mai più come il tipo del meme che urla mai più, mai più. Perché gli avevano tipo insultato la mamma, se non ricordo male. Notte? Ma ti dirò, questa caverna, tutto sommato, è anche bella accogliente. E che palle, dai!
Ma se io volessi andare a dormire prima, che mi devo alzare presto. Oh, finalmente. Adesso respawno sopra la dripstone. Bene, fatto. Andiamo avanti. Così, giusto per curiosità, siamo alla giornata numero 6. Giorno 6, non abbiamo ancora preso danno. Giorno 6, che è appena iniziato. Ogni giorno di Minecraft sono 20 minuti. Quindi, se completassi questa giornata. C'è un altro villaggio? Aia. Dicevo, se completassi la stessa giornata senza aver perso danno. Sarebbero 2 ore di gameplay, che non è affatto male. Però adesso, ovviamente, ci sarà uno scheletro nascosto che mi cecchinerà male. Ok, interessante sta cosa. Non lo aprirò. Non lo devo aprire. Sì, meno. Giusto, hai ragione, il sonno. Effettivamente. Lo esploriamo nel prossimo video, dai. Lasciamo materiale YouTubico qua. Chissà, magari c'è dentro l'oggetto determinante che svolta tutto. Bene, quindi abbiamo un altro villaggio vicino. Questo seed è clamoroso comunque, per ora. Sono curiosissimo di lanciare l'Ender Eye e scoprire dove sta lo Stronghold. Magari scopriamo di avere uno Stronghold particolarmente vicino. Questa è una zona di foreste, sembrerebbe. C'è anche la pianura di girasoli, non la vedevo da un sacco. Ed è enorme! Quanti cazzo ce ne sono? Guarda, fino là arriva. Cioè, da là arrivo fino laggiù. È gigantesca! Non c'è un bioma che mi conquisti per dire cazzo, qua devo assolutamente fare una base. Però nel complesso è molto figo. Quello è il nuovo villaggio che abbiamo appena trovato. Però adesso mi sto perdendo. L'obiettivo era trovare il ferro. Quindi torniamo a guardare sottoterra. E sì, certo. Certo. C'è anche così, va. Che ne dici di levarti dalle palle, signor Creeper? Abbiamo anche ucciso il primo creeper, così siete contenti. Ci siamo tolti anche questa cosa. In totale sicurezza, incassato con l'acqua, come giusto che sia. No problem. La Flower Forest c'è. Quella è una Flower Forest, quella lì. Allora, già il seed me l'hanno chiesto 2000 volte, quindi dovrò dire nel prossimo video che non darò il seed, almeno non per ora. Ok, questo crepaccio ci piace. È tempo di scendere. Potrei fare il water drop bucket, ma forse è troppo rischioso. Diciamo, l'angioletto sulla mia spalla mi dice di non farlo. Dicevo, immaginate
se questa serie andasse avanti per anni. Sicuramente non sarà così, però immaginiamo un attimo. E io se vi dessi il seed subito, potrei pentirmene. Perché magari lo voglio tenere solo per me. E magari adesso dico, vabbè, ora è un mondo come un altro, però magari diventerà un mondo importante che ci tengo che solo io possa visitare, solo io ci potrò fare video e cose. La mia grammatica in questa frase è andata a farsi fottere. Vieni. Due. Tre. Quattro. Quattordici pezzi. Allora, pala, ascia, zappa, piedini, ne avanza pure 4. Abbiamo un piccone extra volendo. Molto bene. Allora, il minimo di come si dice, ferro che mi serviva l'abbiamo trovato. Vabbè, è vero, il seed me lo chiedono anche se lo metto nel video, giusto? Per chi non lo sapesse, io ho questo problema che faccio gli short come si chiamano, i TikTok, dove parlo di seed e scrivo il seed proprio dentro il video, metto seed, ok? Nei commenti, puntualmente, la maggioranza dei commenti sono: qual è il seed? Ah, ma perché non mi dai il seed? Ed è scritto nel video. Capite? Incredibile. Ah, ma se vi state già facendo i pipponi sulle hardcore più lunghe, ragazzi, ma... cioè... volete vedere l'hardcore più lunga della storia? Facciamo il record mondiale. Voi volete che io faccia il record mondiale, anzi il record italiano, in live dell'hardcore più lunga? Sì? Ok. Ci vediamo tra un mese, ciao! Oh, ma quanto sono forte! Ma che pro player, cazzo! Oh, dei 5000! E sono ancora vivo! Ma volete sapere come fanno i creator a fare le hardcore super lunghe? Ma sapete che c'è un comando che si chiama slash time add? Che io non posso tabulare perché i cosi sono disattivati. Se tu fai time add 24.000, stai aggiungendo un giorno di tempo. Aggiungi un giorno. Ok? Quindi se tu fai così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hai aggiunto 10 giorni alla tua hardcore. E in più, se muoio, ricarico il backup, a posto, easy. Ma di che stiamo parlando? Ma quali record? Ma per piacere. Tutta fuffa, tutte cazzate. Se vuoi fare il record ci metti 2 minuti a fare il record. Primo stronzo che capita lo può fare. Adesso che vi ho sputato la verità come al solito. No, adesso non fate nomi. Non so poi che cazzo ho fatto Tizio Caio nelle loro serie. Vi sto dicendo che volendo si scamma easy. Poi potremmo fare i giri, sì, poi. Vediamo.
Nella vita reale saltare il lunedì così sarebbe fantastico, è vero. Potrebbe essere una buona skill. Ok, sta arrivando un'altra notte, io direi che dormiremo qua in mezzo. Anzi, facciamolo subito. Dai, è palesemente notte, smettila. No, comunque in realtà fare l'hardcore fake non penso neanche convenga. Cioè, alla fine... Se dovessi fare una cosa fake, fai la morte, cioè muori apposta. Mi sembra di aver capito che quando uno muore nella sua hardcore è il momento di picco, di visual e tutto. Rischione incredibile. C'era uno youtuber che si chiama tipo Plizza o Pilza. Non lo so, purtroppo. E che è uno youtuber, fa video in inglese. E lui aveva una hardcore lunghissima. A un certo punto è morto nell'hardcore. Solo che aveva buildato un sacco, ci teneva un sacco. E quindi il fatto che sia morto e abbia perso tutto era così peso che l'ha fatto viralizzare. Da quel momento ha svoltato. Cioè io prima non l'avevo mai sentito, mai. Da quel momento e poi l'ho visto pure citato dal team di Mojang, cosa assurda. C'era la croce di Herobrine? Dov'è? Non so dove sia, mi dispiace. Ma? Terzo villaggio? Possibile? Clamoroso! Credibile! Mist, grazie ai 22 mesi. Pov, morirai per via di un creeper prossimamente. Grazie Mist, molto gentile. Comunque dai, domani facciamo un bel YouTube short dove rifaccio la gag come fare l'hardcore, il record italiano dell'hardcore. Mi chiudo nella pietra e dico ci vediamo tra un mese. Ok, allora, io sento un casino la mancanza delle elitra in tutto ciò. Ed è per questo che i cavalli saranno la nostra salvezza per gli spostamenti. Bisogna assolutamente prendere un cavallino poi. Adesso non sto a prendere tutto il grano. Ma oppure sì, dai, prendiamole, basta, non ci penso più. Come lo chiamo il cavallo? Non lo so come chiamarlo, lo deciderò al momento, mi lascerò ispirare dalla sua personalità. No, Guan è un po' scontato secondo me. Va bene, quindi, cioè, adesso mi sono un attimo perso, però teoricamente se io tornassi qua sopra dovrei spuntare... Dove eravamo all'inizio?
che giorni della settimana farei l'hardcore? Il venerdì sicuramente, poi vedrò se fare altri giorni. Vedo del rame. Non c'è ferro. Scheletri molto pericolosi laggiù. Ok, vediamo se qua dentro magari. Smeraldino! Beh, già che ci siamo. Non promette bene. Ehi, guarda qua. Che culo. Si gode. Secondo me l'approccio migliore per trovare ferro, appunto, avendo una delle montagne vicine, è cercare in alto, perché le montagne sono ricche di ferro in alto. Soprattutto se avessimo beccato le Jagged Peaks, trovavamo... No, neanche le Jagged Peaks, le Stony Peaks. Le montagne quelle super alte che magari capitano nella savana o di fianco, la giungla di solito. Ecco, quelle hanno spesso un bel po' di ferro esposto proprio sulla cima. Ed è super easy. Le pecore potrebbero essere il mio primo danno, perché le pecore sono imprevedibili. Ho già visto una... non una pecora, la capra. Ne ho già vista una lì e non mi piace. Cosa ne pensi della quadrilogia dell'Orco Verde? Non riesco a menzionare, che non mi interessa niente. Della quadrilogia dell'Orco Verde, mi dispiace. Ci sarebbe iniziare a fare anche delle mini farm o una piccola farm di ferro. Adesso magari possiamo anche provare a fare qualcosina. Abbiamo anche esplorato un po'. Ci sarebbe quel lato che mi interessa esplorare ancora. Poi magari ci prepariamo qualche farmettina, dai. Ti conviene tagliare qui, se no la serie dura troppo poco. Addirittura. Perché questa cosa? Ah, non ho preso poi la gravel. Devo dire un errore parecchio grave da parte mia, questo. Panda Nick, grazie dei 27 mesi, bentornato. E poi mi sa che ho skippato la sub di Ciocioca, a cui diamo il benvenuto in community. L'ho visto prima, ma stavo parlando e poi mi sono dimenticato. È il momento di finire la mia... No, l'arco IRL no. Dai, Cinels, non serve. Come ero fatto da bambino, su Instagram c'è una mia foto da piccolo. Volendo. Non mi ricordo di quand'è, però se vai parecchio indietro dovresti vederla. L'avevo postata qualche anno fa. Bene, bene, bene. 23 di ferro. Direi che abbiamo fatto jackpot. Mi stavo impappinando. Se ti lancio un dizionario, aggressione fisica o verbale? Sei molto simpatico, Bad. Poi dite a me. Ho un sacco di pane, perché abbiamo depredato tutti i villaggi, quindi è stato easy. Farm di Mud ne ho già fatta una nella survival, inoltre è un design mio, praticamente, quindi mi sta bene quello.
Tanto che si dice in chat, farm di Wither Skeleton nella survival se la facciamo. Perché le farm che lì non ho mai fatto, se devo decidere dove farle, le faccio lì. Sono più utili. Le live le ricarichiamo tutte sul secondo canale, come sempre, quindi in particolare anche queste. Considerate che la live viene ricaricata dopo 2 giorni. Ho fatto un mondo hardcore, sono spunato vicino a un creeper e sono morto. Bellissimo. Figata. Stream Elements sta cannando l'IBL. Ah, e povero Stream Elements, purtroppo non è sub. È scaduta la sub a Stream Elements. Non è che canna. Gli è finita la sub. Vedremo se qualche eroe deciderà di aiutarlo, se no farò io. Allora, non è la mia primissima hardcore, perché avevo fatto una hardcore nella 1.13, dato che non potevo aggiornare all'epoca la serie principale. Avevo deciso di fare un hardcore extra. Eccolo, grazie mille Harry, bentornato Stream Elements. Avevo fatto una serie extra sulla 1.13 per non fare la stessa cosa, avevo fatto un hardcore. Però è stata una serie abbastanza piccola. Allora, pantaloni, piedini. Ho fatto una cazzata perché ho rifatto i pantaloni, non lo so. Vabbè, abbiamo dei pantaloni extra. E facciamo così. E stop. La zappa la tengo di pietra, perché cioè chi se ne frega della zappa. Mi avanzano ancora 9 di ferro. Bene. Luce rossa. Grazie per i 7 mesi. Se muoio ne ho uno di riserva. Zalmoxi, se non ci fossi tu a dire le tue stronzate, chi le direbbe? Non potevi generare il mondo col seed per nulla broken che ti avevo passato? Secondo me, anzi, hanno fissato quel bug. C'era un bug nella preversione 1 della 1.20 in cui alcuni mondi, per via di una modifica fatta alle loot table, generavano con i drop sballati. E tipo, c'era questo seed dove tutti i Wither Skeleton droppavano la testa di Wither Skeleton. Fissa sempre. Sempre. Senza looting. Mi sembra abbiano già fissato quella cosa. Dovrei controllare. Ho verificato, ho guardato e funziona. Non uso la porta perché la porta la aprono anche i villager. Bene, si va da questa parte a esplorare. Vediamo che altro ci nasconde questo mondo, che già da ora è stato una bella sorpresa. Peraltro potrebbe essere molto figo più avanti mappare il mondo e cercare in questo modo di avere un'idea migliore della disposizione dei biomi, i villaggi, eccetera eccetera. Shinochiki, grazie per i 10 mesi. Fiverr non tornerà. Il castello anche qui non lo farò manco morto. Ho trovato una città antica in superficie, dice Rainbow, che ci sta dicendo una cazzata. Purtroppo. Ah no, non ho verificato se hanno fissato quel bug, Matte. Ho letto dal changelog che hanno sistemato il problema delle loot table, quindi penso abbiano fissato. Vediamo cosa c'è di qua.
Allora, in realtà è un bel mondo. Cioè, non possiamo dire che non sia un bel mondo, però c'è un po' troppa somiglianza nei biomi. Cioè, tutte ste pianure, tutte ste colline. Non lo so. Ero più contento se qui, non so, fosse partito un desertone immenso. La casa nell'isola non sarebbe male effettivamente, però diciamo i dintorni non è che siano proprio sta gran bellezza. Allora, adesso noi facciamo una cosa tattica molto utile, cioè una barchetta, così ci facciamo un bel giro. E intanto bentornato Astropazzo con gli 8 mesi. Benvenuti Corre e Goku nella chat. L'argilla, tranquillo, tanto la troviamo ovunque, non è urgente. Sembra generato con large biomes. Beh, quello no. Tipo la foresta di ciliegi era abbastanza piccola alla fine. Allora, gli avanzamenti li faremo, non so se li faremo tutti. Tipo il cocktail furioso, non ho idea di come si faccia ancora. E anche lì, se devo farlo, lo faccio in survival, perché preferisco avere il completismo lì. È un deserto o è neve quella? È neve, mi sa. Andiamo a vedere, va. Avviciniamoci. No, non è né deserto né neve, è una spiaggia innevata. Il mio acerrimo nemico. E poi una pianura ghiacciata che non vedevo da 20 anni, probabilmente. Uno dei biomi più brutti del gioco, purtroppo. Guardate qui lo scempio. No, che fastidio! 3.000. Qu quanta ce n'è? Snowy Beach! Ma questo è un affronto alla mia persona. È stato fatto di proposito per ferirmi. E c'è un altro villaggio qua. Madonna, quanti villaggi sto trovando! Comunque, non ho mai visto tanta sabbia coperta di neve in Minecraft prima d'ora. Cioè, è proprio. È assurda sta cosa. Alle dimensioni di un piccolo deserto. Beh, no, potrei fare. Ma sai che fare la casa qui. Cioè, non è neanche una stronzata. Potrei fare la casa in un iceberg. La casa nell'iceberg mi ha sempre attirato come idea. Però, no, qua. No, no, dai. Bentornata Marti, 37 mesi. È arrivato il momento del mese in cui posso ringraziarti e riempirti di insulti. Che bello. Sapere che la sera ho la certezza delle live mi rende più triste, perché sei un pessimo streamer e una brutta persona. Ed è sempre uno schifo stare qui. Grazie a tutti gli altri. Marti, come sempre, i tuoi messaggi di ReSub sono i migliori. Ti ringrazio. Per chi non lo sapesse, è una moderatrice della community.
Potrebbe essere reale questo messaggio, essere finto. Noi lasciamo il dubbio, ricordando che chi guarderà da YouTube non ha la chat, quindi non potrà verificare. Bello sto villaggio. Non saprei dire se ha una forgia. C'era un gatto nero? Ma io vorrei suonare un po' di campane. Facciamo così, guardate. Campane suonate 69. LOL. Le Mao. No, 4,20 non lo faccio, dai. Ci mettiamo 30 anni a fare 4,20. Abbiamo anche la ghiacciovia qua, volendo. Più comodo di così. Attiva la campanella delle notifiche, esattamente. Bene, torniamo pure indietro a sto punto. Mi sono fatto un po' una mappatura del mondo in testa. Quindi è arrivato il momento di farvi una domanda dopo questo viaggio. Pensavo fosse in superficie, invece il maledetto era sotto. Non è un grosso pericolo, però non ho ancora preso danno, quindi non so, mi scoccia. Dicevo, la domanda è: qual è l'area più bella tra quelle che abbiamo visto per fare una base? Il cane da zucchero e sto lasciando lì per un motivo, non vi preoccupate. L'isola nel fiume, la spiaggia innevata, i ciliegi, il ghiacciaio. Proprio dentro il ghiacciaio. Mazza. La notte. Prepariamoci per la dormita, il power nap. Giorno 9, siamo già al giorno 9. Ragazzi, non vedo l'ora di arrivare al giorno 100 e poter fare anch'io il video 100 giorni in Minecraft Survival. È un po' tardi forse per riprendere quel trend, però dai, finalmente potrò farlo. Sempre se non si muore prima. Centesimo episodio, fai un super clutch. Se inizieremo ad annoiarci un giorno, potremmo anche farlo. Un coniglio! Muori, bestia! Scusate. Ho visto un coniglio e mi è partito un attimo l'embolo tattico.
Non è male il bioma di ciliegi, sì, però... Che ci faccio in un bioma di ciliegi? Cosa ci costruisco? Stile giapponese, l'ho già fatto una build stile giapponese. A sto punto davvero mi filo in un ghiacciaio e faccio una roba vichinga piuttosto. Una casa vichinga. Ci sarebbe questo ghiacciaio qui oppure quello frastagliato che abbiamo visto oggi. Nel frattempo siamo tornati al villaggetto. Possiamo... In realtà non è che io abbia raccolto chissà che grandi oggetti, quindi possiamo posare giusto queste poche robe. E facciamo così, proviamo a tornare sopra la montagnona frastagliata, dove ho concluso l'episodio di oggi. Sempre che non venga a piovere di nuovo. La vediamo questa volta appunto senza pioggia e riusciamo a capire meglio se vale la pena farci qualcosa. Perché a vedersi è molto figo dal basso, dall'alto era un po' strano. Anche la base sotterranea non mi sarebbe dispiaciuta. Cioè tipo una grotta all'aperto, qualche cosa così. O una grotta particolarmente grande. Anche chiusa, tipo, non so, una bella dripstone cave gigantesca. Non sarebbe male. Sono davvero indeciso. Dopo mi sa che facciamo un altro sondaggio. Allora, stivaletti. Forse sbloccheremo anche un altro avanzamento adesso. Casa sull'albero è qualcosa che ho già provato a costruire. Cioè se devo tryhardare con un po' di building anche qui, vorrei fare qualcosa che non ho ancora provato. Se vedete, se mi incorna una capra da qui è morte certa. Jay, grazie per i 3 mesi, è sempre un piacere vedere i tuoi video e le tue live, continua così. Ti ringrazio Jay, bentornato. Quella è una fonte d'acqua, mi sa, che è ghiacciata per la temperatura. Guardate. Questo è ghiaccio normale, quindi probabilmente doveva nascere un ruscello qui. Un po' impervio come posto, un po' strano. Ferro. Easy. Dodici pezzettini. Sta arrivando un creeper. Non riesce ad raggiungermi, mi sa. Farei tutti gli avanzamenti, ho già risposto, ragazzi. Non so se... Cioè, non penso di farli tutti. Ce ne sono alcuni che sono davvero... pesanti da fare, quindi non lo so.
Vedete, questo è quello che vi dicevo prima. Se andiamo sulle montagne, c'è una quantità di ferro spaventosa. Potevamo andare subito qui e basta. Come cazzo c'è arrivata la freccia fino a qui e come ho fatto a respingerla? Cioè, ragazzi, come ha fatto? Possono salire? Ora non più. Lasciamoli lì, va. Cioè, meno male che ho alzato per sicurezza lo scudo al momento giusto. È stata proprio una sensazione di dovermi riparare. Mi è arrivata una freccia tipo across the map. Non succedeva niente, per carità. Mi toglieva un cuoricino, però... anche no. Sarebbe stata una beffa. Ok, abbiamo fatto anche l'avanzamento della Powder Snow. Che bello qui, però. Bellissimo. Siamo praticamente tornati in zona spawn. Io sono spawnato, credo, là dietro. Un po' difficile fare una base qui, un po' scomoda forse. Dagli smeraldi li ho visti, però li ho un attimo lasciati lì, che volevo esplorare. Io però non voglio prendere tanto. L'orario si sta facendo tardi. Io andrò avanti fino a mezzanotte in live. Potrebbe essere. Non per forza, però potrebbe essere. Se ti capitasse di salire ancora nella montagna, magari ti sei dimenticato gli stivali di cuoio, portati dietro una pala. È utile per uscire dalla Powder Snow. Anche le serve lo faccio quando mi dimentico di portare gli stivali. Ma guarda, io tendenzialmente la pala ce l'ho sempre, quindi non dovrebbe esserci il rischio. Questa bestiaccia la devo evitare. Va bene, ho un altro posto che voglio esplorare. Solo superficialmente, ma voglio vedere un attimo. Ricordate, per chi ha visto il video, che c'è un'immensa grotta che va sotto la montagna, sotto questa montagna. E ho detto nel video, probabilmente questa scende e raggiunge il Deep Dark. Ecco, ci vorrei dare un'occhiata. Perché, appunto, l'alternativa potrebbe essere una base in una grotta. Non mi dispiace come idea. Sto pensando a una Dripstone Cave, proprio a quella. E tra l'altro, se fosse quella grotta, si potrebbero fare dei collegamenti tra la cima. Non so, si potrebbero fare cose fighe. Allora, fare una base in hardcore ristrutturando la città antica sarebbe il top, ma stiamo parlando di un'eventualità difficile. Si potrebbe provare. Dovremmo scommettere sul fatto di avere magari una città antica qua sotto. Tanto altri 31 di ferro ce li portiamo a casa. Teoricamente è sufficiente togliere tutti gli Shrieker. Solo che molti sono nascosti, quindi poi il Warden se ti becca, ti becca. Giusto, cambiamo gli stivali.
Allora, la grotta dovrebbe essere questa qui. No, non era questa però. Cioè, è questa, ma entrava da un'altra parte, mi sa. O era davvero questa? Ci siamo. Devo prenderla da 30 ore. Allora, non lo so. Larry, grazie per i 43 mesi. Big supporto da tanto sia qui su YouTube. Dico solo grazie per tutto, per avermi trattenuto per tutta la mia adolescenza, dalle medie fino ad ora. Primo anno di università. Ti voglio tanto bene, Simo. Grazie, Larry. Che bel messaggio. Guarda, Marti, dovessi prendere esempio. Questo è come un moderatore fa una resub. Questa grotta è tosta, ragazzi. Ma buonasera, Luca. Grazie per la resub anche a te. Oh, cosa vedono i miei occhi da vampo? Volevo citare Legolas, ma non sono un elfo. C'è del legno. Sapete che vuol dire quel blocco di legno? Vuol dire che c'è una mineshaft. Nella mineshaft è possibile trovare cose tipo le mele OP. Quindi top. Daniel Craft, grazie per i 7 mesi. Bentornato. Vedo anche del lapislazzulo. Ma è una grotta che non sembra essere molto promettente per il resto. Vabbè, ci sono i ragni velenosi che sì, sicuramente in un hardcore non sono la prima cosa che vorresti incontrare. Non lo so, non lo so. Mi piace un sacco il fatto che c'è già da ora materiale per un fotto di episodi. C'è anche un geode. Nice, nice, bello. Va bene, però adesso purtroppo non ci avventureremo qui dentro. La prima grotta va fatta in video. Non è esteticamente la grotta che avrei voluto vedere. Però c'è roba. C'è roba utile. L'hai mai visto Adventure Time? Sì, l'ho visto. Qualcosina ho visto. C'è un botto di roba in questo seed, come già vi dicevo. Ok, allora ragazzi, per ora noi abbiamo la nostra piccola base, portiamo indietro il ferro e possiamo provare a impostare delle coltivazioni, che in realtà non so neanche quanto siano utili. A meno che non vogliamo usare quelle
dai villager direttamente. Non lo so. Cosa serve reagire alla live? Allora, hanno inserito su Twitch le reaction alla live, dove tu puoi lasciare un feedback. Se ti piace o meno la live, insomma, è come se fosse una reaction a un messaggio di Telegram. E serve solamente a dare il tuo feedback allo streamer. Fine. Però, vi dico, non serve a niente. Quando ho guardato c'era tipo 5 reaction in live. E cioè non lo fa nessuno, quindi non c'è un vero feedback. Non serve a niente così. Infatti poi ho smesso subito di guardare sta cosa. Quindi questi li abbiamo. Abbiamo questi. Ci facciamo altri stecchini e abbiamo sti qua. Quindi arco. E semplicemente cerchiamo di fare altra selce. No, non ammazzo i golem, abbiamo deciso insieme di non farlo prima, quindi rispetto la scelta. Cos'è la selce? Perché non spunta? Ah, eccolo. Ma da quant'è che se esce la selce la gravel si consuma? Non me la ricordavo manco sta cosa. Comunque ne servono altri 2 pezzi. Da sempre, non mi sono mai reso conto. Vabbè che sta cosa non la faccio da una vita. Quando mai mi serve far sta cosa? Bene, 28 frecce, dai. Come inizio non c'è male. Come inizio ci sta. Ok, allora. Bevutina. Una base stile torre di reghiaccio sulla montagna. No, niente cose cheat. Facciamo delle cose nostre, basta. Lingotto 1, lingotto 2. Siamo qua a 40 lingotti. Che sono già abbastanza per fare un'incudine. Pensatemi un po'. Quindi potrebbe essere una buona idea tenerli da parte. Perché sì, appena farò l'enchanting table e tutto. Allora, non ho deciso per lo stile di costruzione, però come vi anticipavo potrebbe essere carino fare un sondaggio. Intanto aspetta, sta venendo notte, quindi torniamo dentro, facciamo il sondaggio mentre arriva la notte. Quindi vi piacerebbe di più una base sotterranea nelle Dripstone Cave? Oppure una base su quella montagna in stile vichingo?
Poi non è detto che faccio quello che votate, però giusto per capire cosa ne pensate. Se andiamo per la montagna, non so dove piazzarla. Però forse da questa parte del versante, perché in mezzo alle cime è un po' un casino. Non mi fa impazzire. Mentre in caso di Dripstone Cave serve una caverna bella grande, in modo da, non so, proprio... Immaginate le stalattiti giganti, voglio farci dentro una torre. Cioè, deve essere una roba pazza. Sottomarina no, dai, sottomarina è sbattone. Poi l'avevo fatta nella Hardcore 1.13 dell'epoca. Alland ha appena messo una storia dove gioca Minecraft, bisogna invitarlo nel server allora. Vichingo 58%. Interessante. Non so, io ci devo pensare ancora. Che se riuscissimo a fare un insieme di tutto... Allora, in realtà l'idea top che mi piace di più è la città antica. Però ne riparliamo se andiamo avanti per qualche settimana, magari. Bene, adesso ho un'ultima cosa che voglio fare in live e che mi direi ci portiamo avanti per la serie. Semplice, ma si fa. Recinti con gli animali. Quindi io ho consumato tutto il grano che avevo. Geniale. Mi servirebbe, quindi niente. Semino, carota e mi serve il grano, appunto. Mi serve il grano e mi serve legno. Andiamo a prendere un po' di quercia in più. Alessio, se hai sonno, ti dico, ti do un consiglio fantastico. Vai a dormire. Pensa. Pensa che rivoluzione, incredibile, questa cosa si può fare. Non è obbligatorio guardare la live se hai sonno. Tanto la puoi recuperare quando vuoi. Avevo fatto una base su un'isola con una montagna. Non è male. Ho capito, però devi trovarla un'isola così. Non è facile. In questo mondo ci saranno sicuramente i panda, perché non dovrebbero esserci. Spacchiamo questi. Ma è che posso anche fregare le fence dal villaggio stesso, volendo. Beh, spacchiamo questo e poi torniamo dietro. Casa vichinga dentro la grotta. Ma sai che quasi quasi. Facciamo un regno nanico. Ci inventiamo un regno nanico nella grotta. Le musiche che sentite sono quelle di Hytale. Ed è una playlist che metto io. Un'idea. Ah no, aspetta. È cresciuto il grano. Easy, a posto. Ce l'abbiamo. Tanto altro avanzamento stupido fatto. Thank you.
Ci penso un attimo per fare gli ingressi poi. Allora, facciamo così. Un bel po' di muretti. Cazzo sto facendo? Poi sta cosa che sto facendo mi sblocca un ricordo, perché pochi di voi lo sapranno, però una vecchissima serie versus, ricordo che avevo fatto una casa upgradando la casa di un villager, proprio avevo fatto il secondo piano e tutto il resto. E di fianco avevo fatto, tra l'altro sulla destra avevo fatto le recinzioni per gli animali. Bene, allora, per il momento possiamo cominciare. Ah, qua c'è il ben di Dio, ci sono tutti gli animali che vogliamo. Vai, maiali. Prendiamo 4 maialini. 5? 5 maialini. Sperando che mi seguano tutti, perché come sapete i mob tendono un po' a rimbambirsi. Infatti ora sono in 4, ne abbiamo perso uno. Di nuovo. È qua la carota. La stavi seguendo prima. Qualcosa è cambiato. Mamma mia, che fastidiosi. Perché si bloccano? Qua. Maiali, voi siete, abiterete qui. Quanto spazio vi do? Vi do abbastanza spazio, dai. Qui. Maiali presi. Andiamo a prendere le mucche. Guarda, questa mi stava seguendo, si è già fermata. Incredibile. Ma sarete stronzi! Il grano! Ce l'ho in mano, seguitemi! Mamma mia, che roba! Su Minecraft Bedrock, all'uscita dell'1.20, nei mondi già creati avrò le novità? Nah, ma io non ci posso credere. Teoricamente se esplori e vai lontano, guardi le nuove strutture, i nuovi biomi, sì. Ah, questa cosa degli animali è davvero insopportabile. Io non ce la faccio. Guarda quanto è stupido. Ne recupero una e non mi caga l'altra. Poi recupero l'altra e smette di cagarmi la prima. E via così. Guarda, ma proprio ad un certo punto si ferma, si gira e non ti caga più. È troppo veloce, sto camminando, nel senso. Comunque hanno una distanza di attivazione bassissima. Sasso, bentornato, però quella richiesta no. Mi spiace, non si può fare. Potresti chiederlo, non so, in qualche live ASMR magari ti soddisfano, qua no.
Mettiamo dietro gli altri recinti, direi. Sono giusti, giusti. Incredibile. Allora. Allora, però poi devo dividere. Va bene, allora andiamo a prendere le pecore. E le galline, alla fine, dove le tiro fuori le galline? Per le galline mi converrà cercare l'uovo. Si fa assolutamente prima. Colori di pecora preferita? Non me lo sono sinceramente mai chiesto. C'è un Enderman? C'è un Enderman che faccio lo sfido? Vediamo se resta qui. Adesso mi segue la mucca. Ma porca. Che sbatta. Cioè, ora che non mi serve più, mi segue la mucca. E le pecore si girano. Fastidiosi che siete, oh. Adesso vado così, voglio vedere se sono troppo veloce. Che flemma, eh. Mettiti un blocco sulla testa e puoi ucciderlo easy. Ma basta fare un tunnel. È molto più semplice. Sta arrivando la notte. Voi mi farete morire. Maledette pecore. State un attimo qua. Bene, seguitemi. Possiamo fare, dai. Dicevo, poi per le galline cercherò le uova, perché ragazzi non ho idea di dove trovare le galline, ma farmi seguire da pure da loro, da chissà dove, non finiamo più. Cioè, le galline le avevo trovate verso il secondo villaggio, volendo. Prego, entrate pure, benvenuti. Olè. Facciamo così. Uso l'ascia, almeno non ho l'effetto di sweeping edge e non rischio di killare le pecore. Fatto. Bene, a questo punto, capito, slash summon è risolto, però se dobbiamo usare i cheat, tanto vale non giocarci nemmeno e facciamo prima. Dicevo, a questo punto ci prendiamo la lana. Lana che coloriamo di giallo. Perché sì, a caso. Tappeti. E mettiamo un tappeto qui e un tappeto qui. Con questi io posso entrare, ma loro non possono uscire. Risolto. Quindi se ci servirà, abbiamo anche gli animali pronti nell'allevamento. Qua facciamo così. Mettiamo tutto a posto. Illuminiamo. In questo modo evitiamo di trovarci i creeperozzi incastrati nelle farm. A posto.
Non c'è male, eh. Non c'è male come prima base. Abbiamo quello che serve. Domani parto e oggi inizia la serie hardcore. Vabbè, ma dovunque tu vada la puoi sempre recuperare. Se non ero in hardcore, manco li puoi usare i cheat. Tu puoi usare i cheat dove, come e quando vuoi. Anche in hardcore puoi usare i cheat. Dagli da mangiare per prevenire che desponano. No, non desponano. Cioè, resteranno qui. Questi mob non desponano. Sul secondo canale la ricarica integrale, questa sì. Cioè, le live le ricarico. Apri la LAN e li usi. Sì, però ripeto, se dobbiamo cittare per prendere due capre, due pecore, cioè, non gioco neanche a sto punto. E facciamo prima. Cioè, se il livello di pigrizia arriva a tanto che non hai neanche voglia di prendere due animali, allora cambi gioco se ti rompi le palle, piuttosto che attivare cheat. No, ha più senso. Allora, ragazzi, facciamo un piccolo recap. Intanto siamo al giorno numero 12. Siamo al 12esimo giorno. E arrivati al 12esimo giorno con 0 danno. No, ho preso danno, non so come sia possibile. Anche oggi siamo riusciti, anche oggi, anche in live, siamo riusciti a cavarcela. Nonostante combattimenti, abbiamo fatto fuori uno scheletro, zombie, ragni, creeper. E abbiamo esplorato, abbiamo preso un sacco di ferro. L'inizio è ottimo. Il seed si è rivelato essere ottimo. A questo punto l'hardcore proseguirà con il prossimo video, dove entrerò, credo, in quella caverna, cioè rifaccio l'esplorazione e poi vorrei andare in quella caverna, anche perché full ferro magari è rischioso, però, cioè, nel senso, il diamante lo trovi in profondità, quindi prima o poi dobbiamo per forza scendere. E quindi probabilmente farò così. Lì sicuramente prenderò anche danno per la prima volta, perché penso sia impossibile che non accada. E non so neanche perché è nata sta sfida, non dovrebbe esistere. Però dai, l'inizio non è stato affatto male. Ci siamo sparati quasi 2 orette di hardcore adesso e spero vi sia piaciuto. Poi, dopo il prossimo episodio, nella live che arriverà dopo, se sempre che non muoia in caverna, non posso saperlo, nella live seguente sicuramente potremo esplorare di più anche le caverne, dato che le introduco nel video, e poi magari possiamo darci dentro anche in live per portarci avanti. E poi pian piano così andiamo a fare tutte le varie cose che servono. L'obiettivo sarà sicuramente puntare all'Ender Dragon. Poi ci sarà il Wither Boss, le città antiche, possiamo fare tutto. Sfidarci in ogni ambito, ma in chiave hardcore.